Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi un video che non vedevo l'ora di registrare. È da più o meno metà dicembre, in realtà quasi da quando ho finito i Vlogmas, che ho iniziato un po' a pensare a quali potevano essere dei video interessanti per questo gennaio e non so se lo state notando, ma sto portando dei contenuti proprio inerenti al fatto che è finito un anno e ne sta iniziando uno nuovo. Credo che, come vi ho già spiegato nel video di domenica scorsa, ci sia proprio bisogno di motivazione, di ispirazione, perché l'anno appena passato, il 2020, è stato un anno in cui abbiamo un po' lasciato andare alcune cose. A loro stesse, non ci siamo più di tanto impegnati perché consideravamo l'anno ormai già rovinato in qualche modo e quindi non ci andava di impegnarci più di tanto. Ma il 2021 è iniziato e quindi è bene iniziare anche a pensare a come poterlo, diciamo, sfruttare al meglio e raggiungere i nostri obiettivi. Pertanto il video di oggi vuole essere diciamo, un video motivazionale per me in primis, perché in realtà conto di rivedermelo ogni tanto quasi come fosse un promemoria, ma anche per voi per farvi il vostro personale video di questo tipo. Di che video sto parlando? Innanzitutto è un video che va molto di moda e che va, insomma, è un trend all'estero, ma in Italia non c'è, da quello che ho potuto, insomma, indagare, ed è una sorta di video, un reminder ai, diciamo, a noi stessi del futuro, con obiettivi e buone abitudini da assumere per il nuovo anno. Infatti, come avrete letto qui sotto, l'ho chiamato 10, diciamo, buone abitudini da assumere per l'anno che verrà. Però l'abitudine è una parola molto vasta e abbastanza versatile, diciamo che secondo me sottintende sia gli obiettivi, quindi in parte questi, alcuni di questi saranno obiettivi, ma altre delle vere e proprie abitudini che mi piacerebbe iniziare ad avere, perché secondo me potrebbero aiutarmi, diciamo, a migliorarmi o a migliorare alcune cose che faccio nel corso dell'anno. Prima di iniziare vi premetto che alcune cose sono micro, nel senso, in realtà sono tutte cose molto importanti, quantomeno per me, che hanno un valore, ma alcune cose oggettivamente sono più grandi di altre, alcune cose sono proprio dei macro temi, quindi ve li butto lì e la Martina del futuro deve saper, diciamo, capire cosa significa. La prima buona abitudine che io vorrei veramente tanto imparare come mindset da avere per la vita sempre è quello di imparare a sistemare un po' per volta tutti i giorni qualcosa e non ridurmi in un giorno solo in cui voglio sistemare tutto e ho un mental breakdown. Cioè, una cosa che in cui io non sono veramente per niente capace è nel fare una cosa che non mi va di fare ripetuta nel tempo. Quindi per me sistemare, che è una cosa che io detesto profondamente, non mi piace farlo e quindi mi riduco fino a quando proprio non è più possibile ignorare la cosa, nel senso che tipo mi riferisco in particolare a un punto della mia camera che è proprio difficile per me, e cioè che c'è sempre un macello in un determinato cassetto che si trova lì, ok? Io però ignoro la cosa fino a quando il cassetto non si apre più, si blocca con tutti gli altri e proprio la cosa non è più possibile da essere ignorata. Ecco, quello che vorrei imparare in questo 2021 è a affrontare un problema quando è ancora piccolo così ed è facile risolverlo, quindi basta semplicemente, non so, spostare un libro e metterlo sulla libreria in salone. Quindi, insomma, mi piacerebbe sapere affrontare questo, soprattutto quando questi problemi sono così facili e piccoli da risolvere, affrontarli quando sono piccoli, senza che poi diventino una montagna che mi arriva addosso e io rimango così, stesa. Seconda abitudine che mi piacerebbe imparare ad avere come comportamento e come modus operandi per quest'anno e quindi per la vita è di imparare a buttare. Io scherzo molto su questa cosa, ma in realtà per me è un problema più grande di quanto sembri, cioè che io ho proprio difficoltà a liberarmi delle cose, probabilmente perché sono una persona che per quanto sembri fredda, in realtà è molto più affezionata di quello che sembra e quindi io do grande importanza a tutto, cioè a me se voi mi fate un regalo, voi X generico, insomma, mi fate un regalo, io non riesco a buttare niente di quel regalo perché mi sembra di mancare di rispetto alla persona che me l'ha regalato. Ma anche ad esempio quando ricevo pacchi PR, quindi non soltanto con le persone, anche con le aziende, io, a parte che sono genuinamente sorpresa e incantata dai packaging, soprattutto di alcune aziende che sono favolosi, tipo Nabla. Voi sapete, io di Nabla non butto niente perché è tutto così meraviglioso che mi sembra uno spreco farlo finire nell'immondizia e mi sembra di mancare rispetto alla persona che ci ha lavorato tutto quel tempo a pensare a quella grafica meravigliosa. E poi terzo motivo è che io me li riguardo e in un qualche modo comunque sento che mi ispirino. Quello che ho pensato di fare è di fare, diciamo, una foto a ogni pack che mi piace in modo tale da ricordarmelo e comunque tenermelo come in qualche modo archivio mentale di grafica, ma buttare, cioè selezionare alcune cose da buttare perché tenersi tutto è impossibile. Io non riesco più a muovermi nella mia camera per colpa di alcune scatole che ho, tra cui queste qua dietro che io faccio finta di niente, ma
pure quelle delle mie borsette, diciamo, occupano abbastanza spazio e devo imparare, insomma, a buttare necessariamente, perché altrimenti tra un po' uscirò io di questa stanza e non è possibile. Terza abitudine, questa in realtà però abbastanza accennata nel video di domenica sull'agenda, ovvero che devo iniziare a cercare di conseguenza a trovare del tempo per me, esattamente come io trovo il tempo per gli altri, trovo il tempo per il lavoro, trovo il tempo per YouTube, trovo tempo per tutto. Quello che mi è mancato soprattutto nell'ultimo anno, anche per colpa del grande smart working che ho fatto, è quello che non sono più riuscita a dividere io, cioè me, quindi Martina in quanto aspirazioni, in quanto sogni, in quanto passioni, in quanto hobby, da Martina, persona che deve lavorare, che deve fare YouTube, che deve fare MEA, eccetera. E mi è mancato moltissimo avere tempo libero, tanto che come vi accennavo anche in alcuni vlogmas, io stamattina vi faccio un esempio, ho iniziato, no, non è vero, ho iniziato ieri sera a Bridgerton, io non vedo una serie televisiva iniziata e finita da sola, quindi diciamo con lo stile e la tipologia di narrativa che piace a me, da tipo luglio scorso, quindi tanto tempo, anzi forse vi dirò anche prima, probabilmente da Grey's Anatomy durante il periodo a casa, quindi proprio tantissimo tempo, mentre prima ad esempio nel 2019 mi sarò sparata, non lo so, 70 serie televisive da sola e il tempo lo trovavo, adesso mi sembra di non avercelo più quel tempo, quindi io non so che cosa è cambiato, non riesco ancora bene a identificare qual è, diciamo, l'origine del problema, ma quello che posso fare è organizzarmi, quindi semplicemente scrivermi degli orari o delle situazioni in cui io voglio proprio dedicarmi e obbligarmi ad avere del tempo per me, come faccio con i miei clienti, come faccio con le altre cose che devo fare, perché altrimenti così mi sembra sempre di lavorare, lavorare, lavorare e non avere mai del tempo per me stessa. Quarto obiettivo, e abitudine che mi piacerebbe darmi è avere degli obiettivi di lettura quotidiani. Vi spiego, io leggo un po' a caso, nel senso che a parte come vi dico sempre, questo vabbè, però è una cosa da cui non penso riuscirò mai a liberarmi, e cioè che io leggo più cose contemporaneamente perché mi annoio con grande facilità e quindi leggere un solo libro dall'inizio alla fine, soprattutto perché i libri che leggo io sono tipo alti così, mi pesa, quindi ne leggo magari tre contemporaneamente e li porto avanti senza problemi. Soltanto che sono un po', ho un po' di difficoltà a organizzarmi con la lettura, nel senso che io ci sono giornate in cui leggo tipo 12 ore consecutive, non scherzo, ve lo giuro, giornate invece in cui, cioè momenti in cui invece magari non leggo per una settimana e questo mi dà fastidio perché io vorrei avere una continuità in questo, sia per riuscire a gestire meglio tutto, anche perché ovviamente se uno si ferma per una settimana dopo il libro per ricominciarlo, ce ne vuole, soprattutto io che ne leggo tre contemporaneamente, e mi piacerebbe appunto avere degli obiettivi, quindi dirmi, non lo so, leggo una trentina di pagine al giorno, nei giorni più impegnativi ne leggo 15, però ecco, avere degli obiettivi, per quanto piccoli, per quanto poco significativi, che comunque mi diano un certo ordine nella lettura, che io non ho mai avuto e soprattutto nell'ultimo periodo non ho veramente più. Quinto obiettivo e abitudine che devo iniziare a prendere, che in realtà alcune di queste cose le avevo, ma poi me le sono perse nel corso del 2020, non so come sia stato possibile, vorrei trovare e quindi avere più tempo da dedicare a me stessa. Prima vi ho, che so, potrebbe sembrare simile all'obiettivo e all'abitudine di prima, ma in realtà no, perché prima parlavamo di passioni, hobby e quant'altro, adesso vi parlo proprio di me. Quello che mi è mancato molto, soprattutto negli ultimi tempi, è avere del tempo da dedicare proprio a me, quindi banalmente per farmi quattro maschere e nel frattempo ascoltare un po' di musica gironzolando per casa. Mi è mancato, che ne so, sperimentare un po' col make-up per alcuna ragione proprio al mondo. Mi è mancato un po' perdere tempo su me stessa, cioè dedicare appunto un'ora, due a settimana in cui provo a prendermi cura della mia bellezza, di me in quanto donna, in quanto persona, amante delle cose gnè gnè, quindi amante della skincare, amante del make-up, dei capelli e quant'altro. Ecco, mi è molto mancato questo, quindi un obiettivo sicuramente per quest'anno deve essere ritagliarmi del tempo in cui banalmente vi dico vado una volta al mese dal parrucchiere, cioè io sono, vabbè, una che col parrucchiere ha sempre avuto un pessimo rapporto. Però ecco, mi voglio ritagliare dei tempi in cui faccio delle cose per me. 6. Questo suona un po' come un paradosso, perché dal mio carattere sembra che le cose non vadano come vi starò per dire, ma in realtà vanno esattamente come vi sto per dire. Vabbè, un intruglio per dirvi che voglio cercare di fare più volte come voglio io. Nel senso che dovete sapere che nonostante io sia una persona molto decisa e quindi che sa sempre cosa vuole, come lo vuole, e in che modi, in che tempi, in quale tipologia, ho grandi difficoltà ad affermarmi su, diciamo,
Non vi dico le persone a cui voglio bene, ma non so come spiegarvelo. Questo forse è uno dei punti più critici, perché non so come spiegarvi il problema. Diciamo che io, per non far offendere, non far stare male, non far rintristire le persone a cui voglio bene, spesso faccio quello che vogliono loro e non quello che voglio io. Tanto che vi faccio proprio un esempio banalissimo. Porto un cabaret di pasticcini, questa è proprio una cosa piccola, però per spiegarvi meglio quello che intendo. Se io porto un cabaret di pasticcini, io ovviamente ho delle preferenze, perché vi ripeto, io sono una persona molto quadrata, cioè molto precisa, che sa esattamente cosa vuole. Però se poi vedo che, cioè non so come dirvi, se poi ho tre amiche, io scelgo per ultima, perché voglio che loro prima siano contente e abbiano il pasticcino che gli piace e che siano felici, anche se il mio preferito, per dirvi, finisce e non ho intenzione di dire ah, non dico mai ah, perché sono più contenta se gli altri sono contenti. Però questo nelle cose piccole è non nulla, è una sciocchezza, ma nelle cose grandi inizia a diventare pesante. Quindi quello che mi voglio imporre è di provare in qualche modo la forza di dire anche alle persone, diciamo, di affermarmi sulle persone a cui voglio bene, anche nelle cose piccole, perché anche io merito di mangiarmi il mio pasticcino preferito e di non essere l'ultima a scegliere. 7. Questa è una cosa un po' più materiale, un po' più concreta, e cioè voglio iniziare a scrivermi, cioè mi devo imporre, più che altro non è che voglio, mi devo imporre, perché a volte io mi faccio prendere dalla pigrizia e della mia un po' presunzione, cioè che io ho un'ottima memoria, veramente veramente buona memoria, questo è un complimento che mi faccio spesso, ma sono tutti sorpresi quando dialogo, quando faccio una nuova conoscenza della mia memoria, effettivamente è veramente molto buona. Però io, con questa scusa, con una buona memoria, molto spesso quando ho un'idea, un'ispirazione di qualunque genere, per il lavoro, per una cosa personale, con il fatto che appunto mi dico una buona memoria, non me la scrivo. Questo mi capita molto spesso, e invece devo imparare a scrivermi esattamente nel momento in cui mi viene una scintilla di idea, di inspo per qualunque cosa, me la devo scrivere subito, su un taccuino, sull'iPad, sul telefono, ovunque, non importa dove, in che formato, in che modo, ma me la devo appuntare, perché tante delle idee che ho avuto in passato me le sono perse nei meandri della mia mega memoria e del mio palazzo mentale, per la pigrizia di non scriverle e un po' per l'egocentrismo di dire ma una buona memoria non mi serve. 8. Mi devo costringere, e quindi questa abitudine la devo assolutamente prendere, a uscire un po' più spesso dalla mia comfort zone, perché mi sono resa conto che le volte in cui faccio qualcosa che non ci si aspetta da me, do grandi risultati. Una delle cose che devo imparare a fare, e che voglio imparare a fare in quest'anno, è il non farmi fregare innanzitutto e frenare dalla pigrizia, perché questo è un mio grandissimo problema. Io sono una molto determinata e costante, ma soltanto se ho un cane da guardia dietro che mi corre appresso, e allora lì divento favolosa. Ma sulle cose su cui posso decidere io, e decido io i tempi e le modalità di lavoro, anche di cose personali, cioè parlo di lavoro in questo caso, ma lavoro nel senso di dover fare qualcosa, non di lavoro inteso mea, lavoro anche su di me, a volte mi faccio frenare molto dalla pigrizia, mi rendo conto, e non deve e non può essere così, senza appunto farmi frenare dal fatto di dire ma chi me lo fa fare, ma posso anche fare in un altro modo. No, se hai deciso di fare in un modo, devi fare in quel modo, anche se c'è un modo più facile, devi ignorare la strada più ovvia e prendere quella più tortuosa che ti eri scelta all'inizio, perché se l'avevi scelta un motivo c'è. No, un'abitudine che voglio cercare di iniziare ad assumere è quella di fare più esperienze possibili. Uno dei miei problemi è che un altro dei miei problemi è che tendo sempre ad avere la presunzione di sapere cosa fa per me e cosa no. E diciamo che il 99% delle volte so cosa fa per me e cosa no, ma c'è sempre quell'1% di probabilità di fare qualcosa di nuovo che ti sorprende, o anche qualcosa che hai già fatto, non ti era piaciuto, ma che dopo col tempo, con gli anni, con uno che cambia, assume tutt'altro senso. Vi faccio un esempio proprio pratico e concreto per dirvi di cosa sto parlando. Io detesto il mare, lo detesto con tutta me stessa, l'ho sempre detestato. Quest'anno, sarà che era un anno particolare, quindi questo 2020 si conferma sempre di più un anno in cui sono successe cose improbabili, ci sono andata, lo sapete, ho fatto anche un vlog, un weekly di una settimana, e ho scoperto che tutto sommato non è così male. Soprattutto, sapete cosa mi è piaciuto un sacco? Abbronzarmi, che invece era una cosa che io ho sempre dato per brutta, probabilmente perché non mi piace su come sta la maggior parte delle persone l'abbronzatura, ma questo è proprio un tara mia mentale. Però mi sono piaciuta, mi ha fatta sentire bene, mi ha fatta sentire in forma, e ci tornerò. Cioè, ho scoperto una cosa che ho ignorato per anni, che ho per anni allontanato da me perché non fa per me. In realtà faceva per me, solo che io ero troppo così come i cavalli a Piazza di Spagna per rendermene conto. Quindi devo imparare a fare un passetto indietro, anche su cose che ho già provato e non mi sono piaciute. Devo darmi l'opportunità di cambiare idea. 10ª e ultima.
abitudine che devo imparare ad assumere per questo 2021, anche se ci riesco un 1% sarà già stato un grande traguardo. Io devo imparare, perché non è proprio nel mio carattere, non è proprio da me, nel lasciare andare. Una cosa difficilissima, l'ho messa per ultima perché tra queste 10 la cosa che so già che è un grosso scoglio da superare, ha più un obiettivo che un'abitudine, perché non penso mi diventerà mai naturale. E questo da una parte è anche un plus, perché tutte queste 10 cose che vi ho detto nascondono anche una parte di positività, nel senso non sono tutte cose che devo imparare ad avere perché non le ho e quindi mi mancano. Alcune, meno male che non le ho, perché probabilmente se avessi invece molto radicata questa cosa del lasciare andare, tante cose non le avrei fatte. Probabilmente YouTube, che ha faticato ad andare bene, nel senso che non so quanti di voi mi seguono dall'inizio, ma io non sono diventata subito, non ho avuto subito successo, non so, non che adesso sia nessuno, assolutamente, però come dirvi, non mi sono arrivati subito i grandi numeri. Ho faticato tanto, l'ho fatto da sola. E se avessi avuto nel mio carattere la cosa del lasciare andare, io probabilmente l'avrei mollato dopo un anno o due che non aveva successo, insomma, che non andava. E invece il fatto che io non molli, perché comunque per carattere sono una che proprio fa sentirsi male perché se molla, probabilmente non saremmo qui adesso a parlarne. Quindi sicuramente, indubbiamente, è una qualità che mi appartiene e che mi ha fatto comodo e mi fa comodo sempre. Anche con Mea, sicuramente il fatto che non lascio andare è positivo e ci ha fatto raggiungere, perché anche Alice ha questa caratteristica, tanti traguardi, però devo iniziare a capire quali situazioni necessitano di un mollare la presa e su quali invece è meglio insistere. Ok, io direi che il video può finire qui. Queste erano le mie 10 abitudini slash obiettivi che voglio imparare ad avere o a raggiungere nel 2021. Fatemi sapere qui sotto nei commenti magari tre dei vostri obiettivi o abitudini che volete imparare ad avere per il nuovo anno e che vi augurate di riuscire, insomma, avere e ottenere, e sono molto curiosa a riguardo. Io vi mando un grande abbraccio, un grande bacio. E noi ci vediamo domenica con il prossimo video. Ciao!